diciamo, classificato di enti e agenzie formative per la costruzione della cultura della formazione nelle aziende. Stiamo parlando del progetto NewCo Learning Box. Per quanto riguarda NewCo, eccoli sul palco. Vieni pure Vivian, grazie, un applauso. Una foto. Possiamo parlare Marina, che forse. NewCo è una società che si occupa di formazione e consulenza di Confindustria Padova e Vicenza e ci occupiamo di formazione a 360 gradi. Il progetto per cui siamo stati premiati in realtà non è un progetto, perché noi cerchiamo di... È un po' il vostro core business, diciamo. No, allora noi cerchiamo di inventarci ogni giorno qualche cosa di nuovo per essere attrattivi per le persone che hanno necessità di formarsi, di cambiare soprattutto, e quindi lo facciamo attraverso progetti con dei contenuti, lo facciamo attraverso metodologie nuove e lo facciamo anche attraverso delle opportunità di catturare la formazione con delle formule interessanti, innovative. Quindi questo non è un progetto per noi, ma è una formula per fare in modo che le persone, che delle aziende principalmente, che hanno necessità di formarsi, possano accedere a un catalogo di formazione che per la sua natura è una vecchia cosa, ma in modo tale da potersi garantire una formazione tutto l'anno per tutte le persone. 360 gradi con i vostri corsi. Con i nostri corsi a prezzi estremamente contenuti. Per parlare di che cosa facciamo, io lascerei la parola ai miei colleghi, perché certo, loro perché sono dentro alle cose e ve le spiegano meglio. Ve lo passo il tuo microfono. Ok, allora Mauro. Sì, solo per aggiungere che quella che appunto era nata come così un'innovazione del modo di proporre questo servizio, questa attività, ha in realtà cambiato radicalmente le logiche di utilizzo da parte delle aziende di questa, appunto, della formazione interaziendale, che può essere vista come una cosa appunto vecchia, soprattutto perché ha allargato di molto la platea dei destinatari, ma secondo me perché ha ampliato la platea dei ruoli che all'interno dell'impresa sceglie e decide la formazione. Quindi non solo l'HR, ma sempre di più middle management e sempre di più lo stesso lavoratore, proprio nella logica dell'autoformazione, che può formarsi con diverse skills. Esatto. Allora, chiuderei proprio con due numeri, nel senso che la formazione interaziendale, per chi si occupa appunto di formazione come tutti noi sappiamo, è una formazione spesso in declino, nel senso che si preferiscono modalità formative in azienda, no? Tagliate sulle esigenze delle singole aziende. Ebbene, grazie a questo sistema, questa nuova metodologia che abbiamo utilizzato di vendita di questa formazione, siamo riusciti in buona sostanza a, e questo fa molto piacere all'amministratore delegato, a raddoppiare il fatturato, ma soprattutto direi a quasi quadruplicare il numero di persone che partecipava ai corsi, arrivando tipo quasi a 2500 persone in un anno, provenienti da una platea molto vasta di aziende che prima si avvicinava meno alla formazione. Quindi insomma credo che questi siano... Voi avete incontrato quelle che erano le esigenze delle persone. Esattamente. Molto bene, grazie.